Domani partirà l'operazione La mia pensione. Oggi mi ha permesso di fare la conferenza. Verranno gli scandali, troveranno i nostri colleghi con cui parlare. Benissimo. E i nostri colleghi dovranno spiegare a quei cittadini che il programma Simona che lei sta presentando oggi. Benissimo, voi avete dato un po' anche prima, avete fatto. Allora, questo servizio permette. Fondamentale per cui i governi che si sono succeduti in questi anni non hanno voluto informare è una forma chiamata ignavia, perché è proprio una forma di viltà, cioè la paura che ci fosse una reazione forte dei cittadini negativa, che venissero puniti sul piano elettorale perché dicevano la verità ai cittadini. Vi assicuro che quando noi abbiamo lanciato questa operazione abbiamo trovato lo stesso tipo di resistenze, lo stesso tipo di opposizioni, e anche internamente ci sono preoccupazioni che alcuni lamentano, il fatto che si rischia di alimentare una forte reazione, la gente protesterà, si riverserà sulle nostre sedi, verranno a protestare, a chiedere dei chiarimenti. Noi speriamo che vengano anche a chiederci dei chiarimenti e che siano protagonisti, che riprendano in mano il loro futuro, perché questo è davvero quello che un grande ente previdenziale deve cercare di fare, informare i cittadini. Dovete sapere che è vero, se andate presto in pensione avrete una pensione più bassa, ma se voi lavorate più a lungo voi potete ambire ad avere un tasso di sostituzione relativamente elevato. Però per lavorare più a lungo bisogna prepararsi, bisogna avere la capacità di chiaramente prevenirsi, perché ci sono una serie di scelte importanti che vanno fatte nella propria vita. Questo progetto, La mia pensione, che avrà un costo di 50 milioni di euro, che saranno prelevati dalle spese di funzionamento dell'ente. Nelle spese di funzionamento dell'ente ci sono anche le retribuzioni dei lavoratori. Il costo dell'operazione La mia pensione è 50 milioni, assolutamente no, è una cifra che è un'operazione che viene fatta, non abbiamo fatto nuove assunzioni, non ci sono delle, anche perché non potremmo farle le nuove assunzioni, non c'è nessun costo aggiuntivo per l'amministrazione pubblica, quindi il costo è zero, cioè diciamo è costo zero. Allora, i 50 milioni non ce li siamo inventati noi, ma è stato detto alla presenza del presidente Boeri e del direttore generale Cioffi in una riunione del comitato dei direttori dell'INPS del 28 di aprile, questo tipo di progetto che secondo noi non ha ragione d'essere, perché non dà notizie certe, perché soprattutto se rivolto ai giovani che hanno cominciato da poco l'attività lavorativa, se simuleranno la propria pensione verrà una pensione assolutamente aleatoria, senza una base di fondamento certa. Se poi andranno a simulare la crescita o la decrescita del paese nei prossimi anni, beh, beato chi lo sa questo.
Cioè, beato, cioè, neanche gli esperti di economia lo sanno e il singolo cittadino può saperlo e quindi inserire questi dati e programmarsi la propria pensione. Questa operazione serve per rilanciare la previdenza complementare in questo paese che è fallita. E allora questa è un'operazione per ridargli fiato, uno spot per i privati. I fondi complementari fanno arricchire soltanto chi li gestisce. I giovani hanno bisogno di pianificare il loro futuro, hanno anche più tempo per certi aspetti per potersi premunire nel caso avessero delle sorprese negative. Ma ai giovani lei che cosa consiglia? Dei fondi privati complementari? Io non do nessun consiglio, io dico ai giovani la cosa importante è che sappiano quale sarà la loro pensione, noi cercheremo di aiutarli, poi le cose che devono fare credo che lo sappiano loro stessi e sanno che ci sono delle scelte da fare sul mercato del lavoro innanzitutto che sono molto scelte importanti. Anche da vista aumenta la disoccupazione giovanile, dati di oggi. Beh, adesso scusate. Per i giovani possiamo dire che saranno pensioni da fame. Scoppia la rivoluzione adesso che i giovani saranno. Bisognerebbe offrire un'altra prospettiva, che è quella del rilancio della previdenza sociale pubblica. Come si può fare questo? Perché la domanda conseguente è: i soldi non ci sono, no? Allora, non è vero che i soldi non ci sono. Per esempio, dal presidente Boeri non abbiamo né letto e né ascoltato nulla rispetto a una seria lotta all'evasione contributiva, non abbiamo ascoltato nulla rispetto alla lotta alla corruzione. Qui dentro all'INPS abbiamo avuto un'ispezione dell'organismo anticorruzione e che ha rilevato che c'è una commessa di 70 milioni data alla Delta 1 per la gestione degli archivi che è stata data in modo illecito e per cui andrebbe indagato. Beh, su questo da Boeri non sentiamo niente, non sentiamo niente rispetto invece a un controllo che ci dovrebbe essere degli appalti. Allora, su questo perché non interviene?